Amici telespettatori, vi saluto cordialmente. Abbiamo avuto un periodo di pausa, un intervallo di 2 settimane che si è avuto all'oscuramento del servizio per ragioni tecniche, per la neve, e quindi sappiamo le vicende che ci hanno ostacolato. Io questa sera sono lieto di tornare ad avere un dialogo molto cordiale, io spero, come al solito, per cominciare ad affrontare praticamente il tema della moneta nominale. Che significa questo tema, valutato dal punto di vista pratico? Noi abbiamo esaminato la possibilità di creare delle monete comunali. La moneta comunale significa che le collettività che si sono organizzate in comuni possono creare dei valori che hanno la funzione della moneta, anche se non è la moneta corrente. E questo è successo in America, dove, come si sa, ci sono circa più di una sessantina di città che usano la moneta locale. E questo avviene con il benestare della Federal Reserve Bank, perché la Federal Reserve Bank non ha potuto dire nulla a queste organizzazioni che facevano questa moneta locale per una ragione molto semplice, perché la moneta che noi proponiamo è una moneta che non ha nulla a che fare con la moneta corrente. La moneta corrente, come tutti sappiamo, basa sul principio della riserva, cioè la moneta è un titolo di credito rappresentativo della riserva. Tanto che sulla carta moneta sta scritto lire 1000 o lire 100.000 pagabile a vista al portatore, anche se questo credito non è esigibile, perché, dicono le autorità della Banca Centrale, la riserva è vincolata. Quindi non può essere sottratta per ragioni di garanzia e quindi di dare certezza di valore alla moneta. Loro dicono, dice, siccome questo deposito di questa riserva è necessaria, hanno costruito la moneta come un titolo di credito, come una fede di deposito dell'oro o di altre forme di riserva che stanno in banca, nella banca centrale. Che cosa avviene invece con la moneta locale? Quello che noi proponiamo come moneta alternativa. Abbiamo definito simbolo econometrico di valore indotto. Si apre la trasmissione con questa immagine dell'aquila che sotto ha spighe di grano e tralcio d'uva, che sono i simboli del lavoro e dell'autorità dello Stato. Che significa la moneta che noi proponiamo? La moneta che noi proponiamo ha valore. Badate bene, non perché c'è la riserva, perché la riserva non c'è, ha valore per il semplice fatto che noi ci mettiamo d'accordo che lo abbia. Cioè, una volta che noi abbiamo capito che la moneta è la misura del valore dei beni reali, ogni unità di misura è una convenzione, il metro. Perché è una convenzione? Perché è lungo 100 centimetri. Il centimetro è lungo 10 mm e così via, quindi noi abbiamo che è la convenzione che concepisce e struttura ogni unità di misura. Però qual è la particolarità della moneta? Vedete, siccome ogni unità di misura ha necessariamente la qualità corrispondente a quello che deve misurare, la moneta ha la qualità del valore perché misura il valore, quindi non è solamente misura del valore, ma anche valore della misura che è il potere d'acquisto. Questo significa che la moneta non è come il metro che serve per misurare la stoffa che io vado a comprare, perché il metro è veramente irrilevante nel contratto di compravendita, perché il compravendita quello che conta è da una parte la stoffa e dall'altra il denaro. Serve solo per misurare la stoffa, la lunghezza della stoffa, il metro. La moneta non è neutra nello scambio, come avviene invece per le altre unità di misura. La moneta ha
ha la qualità del valore, perché misura il valore. Questo valore nasce senza costo, nasce per il solo fatto che noi l'accettiamo. E la prova è data anche dalla pratica, perché è vero che sulla carta moneta c'è scritto lire 1000 o lire 100.000 pagabili a vista, però nessuno si preoccupa di andare a controllare se quella moneta che lui accetta è coperta dalla quantità di oro. Perché? Perché noi sappiamo che praticamente, essendo un'unità di misura, basa sulla convenzione. Quindi, arrivati a questo punto, noi diciamo la moneta che noi vogliamo fare ha un valore convenzionale analogamente a quello che avviene per il francobollo d'antiquariato. Francobollo antiquariato perché ha valore? Perché gli operatori del mercato dei francobolli si mettono d'accordo che un certo francobollo stampato in una certa epoca, con un timbre, un colore, un inchiostro, le caratteristiche che ha il valore di molti milioni, di un X. Questo X è creato da che cosa? Dalla convenzione del mercato. Perché è ridicolo dire che questo francobollo ha un valore che basa sulle ore di lavoro o sulla quantità di merce necessaria a costruire il francobollo, fa ridere. Quindi è un valore convenzionale. E allora, se questo valore convenzionale può essere prodotto dagli operatori del mercato dei francobolli, analogamente può essere creato da istituti di diritto pubblico quali sono i comuni. E allora noi abbiamo proposto la moneta comunale e la banca comunale. Che significa questo? Vedete, quando noi facciamo questo tipo di moneta, diciamo subito la differenza che c'è tra quello che fa la banca centrale e quello che vogliamo fare noi. La banca centrale stampa e presta, io stampo e do. Ecco, io ripeto questa distinzione perché fa capire il punto centrale. E perché noi dobbiamo stampare e dare? Dobbiamo andare perché chi crea quello della moneta non è chi la emette, ma chi l'accetta, a differenza di quello che avviene con la cambiale. Nella cambiale il valore è dato dalla promessa del debitore. La promessa del debitore crea il valore della moneta. Quindi chi firma e emette la cambiale crea il valore. Sta già nelle mani dell'emittente il valore che viene dato al prenditore della cambiale. La moneta non è così. Nella moneta il valore nasce nelle mani di chi l'accetta, perché essendo misura del valore creato dalla convenzione. La prova famosa, che io ripeto sempre, è quella dell'isola deserta. Mi stiamo a stampare un'isola deserta del governatore, non nasce il valore perché manca la gente. Quindi, se è vero questo, e se è vero che la moneta che noi proponiamo, cioè il simbolo econometrico, è diverso dalla moneta corrente perché è giuridicamente differente e formalmente differente, noi possiamo dire che lo vogliamo usare come misura, cioè come moneta. E quindi entriamo nel campo dell'autonomia privata. Qua si parla tanto di privacy. Che vuol dire la privacy? Rispettare le decisioni che vengono fatte dalla collettività in base a una libertà decisionale che crea la fattispecie giuridica monetaria, che è anche una fattispecie economica di grande rilievo. Sapete che cosa significa questo? Una volta che noi abbiamo capito che il simbolo econometrico acquista valore perché, essendo misura del valore, è anche valore della misura, questo valore della misura, che è valore indotto, causa la duplicazione del valore dei beni reali. Questo valore duplicato può avere due segni: il segno negativo del debito, come quello che ha la moneta della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia emette prestando, o il segno positivo della proprietà, è quella moneta che vogliamo fare noi, che raddoppia la ricchezza della collettività.